Benvenuti alla nuova puntata del magazine di Sanità Informazione. Il 2020 sarà l'anno dedicato agli infermieri e alle ostetriche. Lo ha deciso l'Organizzazione Mondiale della Sanità per celebrare il lavoro di tanti professionisti che ogni giorno si prendono cura della nostra salute. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare la prima puntata dell'anno del nostro magazine mensile ai nostri infermieri e alle nostre ostetriche. Per l'occasione è venuta a trovarci la presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, Barbara Mangiacavalli. Buongiorno presidente e benvenuta. Grazie, buongiorno a voi, bentrovati a tutti. Il 2020 sarà un anno importante per gli infermieri. Quanta strada è stata fatta dalla categoria e quanta invece bisogna ancora farne? Ma indubbiamente l'OMS, quando ha deciso di dichiarare il 2020 l'anno mondiale degli infermieri, lo ha fatto sulla base di una serie di elementi importanti per i sistemi sanitari dei diversi paesi. Lo ha fatto perché si prospetta una carenza importante nei prossimi anni e lo ha fatto anche perché i bisogni di salute delle nostre popolazioni, dei nostri paesi, si sono così modificati in questo ventennio che necessariamente hanno imposto alla professione infermieristica, in prima battuta, di ripensarsi, di ripensare il proprio modello formativo, di ripensare il proprio ruolo, le proprie funzioni, le proprie responsabilità. Ed è un percorso continuo che abbiamo fatto soprattutto in questi ultimi 15-20 anni, un percorso che ha portato all'ingresso della formazione infermieristica in università, ormai da un ventennio, a strutturare poi sempre di più questi livelli formativi. Oggi la formazione infermieristica si attesta su una laurea triennale che è titolo abilitante, una laurea magistrale che è il completamento con un biennio magistrale della laurea di primo livello, master di primo e di secondo livello. Il Ministero della Salute, tra l'altro con il Ministero dell'Università, da poco tempo hanno anche stabilito un prospetto dei master autorizzati e previsti a livello ministeriale. Ci sono master di secondo livello, quindi dopo il quinquennio magistrale, ma ci sono anche i dottorati di ricerca. Quindi un ciclo formativo che in questi 20 anni si è completato in maniera importante, in maniera rilevante, e parimenti nelle organizzazioni si è sviluppata una funzione infermieristica sempre più centrale, sempre più articolata in qualunque setting assistenziale, quindi nell'ospedale, sul territorio, a domicilio, nelle case, nelle strutture assistenziali territoriali, nelle case di riposo, in tutta quella rete socio-assistenziale e la sanità privata che riguarda il paese. Quindi 20 anni di crescita continua. Abbiamo visto che l'infermiere di famiglia svolge un compito importantissimo e secondo gli ultimi dati raccolti dal Sole 24 Ore al Servizio Sanitario Nazionale serviranno oltre 20.000 infermieri di famiglia. È un dato reale secondo lei, presidente? È un dato reale perché trae fondamento da una serie di documenti internazionali e mondiali, l'OMS in prima battuta, ma anche documenti dell'Unione Europea e anche di altri paesi, dove sostanzialmente proprio l'OMS, tra l'altro, definisce il ruolo come infermiere di famiglia e di comunità, ha evidenziato una serie di parametri di riferimento stratificati sulla complessità dei bisogni della popolazione, dei cittadini. Quindi si passa dalle situazioni a maggiore complessità e fragilità, la persona non autosufficiente o con altre fragilità, che ha ovviamente parametrata con degli standard più alti, quindi un numero minore di pazienti assistiti per ogni infermiere, fino a situazioni dove l'attività è prevalentemente quella di educazione alla salute, di promozione alla salute, promozione sugli stili di vita, monitoraggio dei corretti comportamenti di salute, e quindi il numero di cittadini in qualche modo presi in carico da questo infermiere è più alto. Quindi la risultante poi di queste stratificazioni dà questo numero, che è un numero che la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche condivide, ed è un numero che diventerà uno degli elementi di confronto con le istituzioni, considerando che il Patto per la Salute ha previsto l'istituzione in tutto il paese, in maniera formale e in maniera, tra l'altro, costante su tutte le regioni, e quindi in maniera uniforme su tutte le regioni,
lo sviluppo di questo ruolo, di questa funzione. Quindi il primo confronto sarà anche sulla questione numerica. E quanto questa figura aiuterà il sistema sanitario pubblico a tutelare il diritto alla salute anche a fronte dell'invecchiamento della popolazione? Può giocare un ruolo strategico determinante. Tant'è vero che l'OMS sono circa 15 anni che ha adottato questi provvedimenti per invitare i paesi membri a far nascere, ad attivare questo ruolo, queste funzioni. È un ruolo che io definisco in qualche modo di collettore dei servizi e dei professionisti, perché l'infermiere di famiglia e di comunità è quella pedina all'interno di equipe multiprofessionali sul territorio che intanto consente il collegamento tra i diversi specialisti che hanno in carico la persona assistita e il cittadino, ma soprattutto consente anche il collegamento tra il setting territoriale domiciliare con la parte ospedaliera, quindi la persona che viene dimessa dopo ricovero, dopo un intervento, che continua poi un percorso di cura, di riabilitazione e di assistenza. Non è da confondere con il servizio di assistenza domiciliare, perché questo è già garantito dal decreto legislativo 502. L'infermiere di famiglia e comunità ha proprio questo ruolo di interconnessione dei servizi dei professionisti. L'infermiere di famiglia di comunità lavorerà in equipe con il medico di medicina generale. Come si integreranno, secondo lei, queste due figure? Ma intanto devo dire che c'è già un dialogo proficuo, importante, con i medici di medicina generale. Da molti mesi ci stiamo confrontando su questa tematica perché, il Patto per la Salute ha poi formalizzato una situazione e una condizione che a macchia di leopardo è già presente all'interno del nostro paese, ma soprattutto ha formalizzato una figura e una funzione che serve al Servizio Sanitario Nazionale, richiesta dai cittadini, ma richiesta anche dai medici di medicina generale, perché se noi abbiamo un panorama epidemiologico che noi abbiamo di fronte, è un panorama dove una percentuale che oscilla tra il 32 e il 34% dei nostri cittadini ha una patologia cronica. Poi c'è chi ne ha una di patologia, ma c'è anche chi ne ha tre, che ha anche altre situazioni di comorbidità, quindi più patologie che oltre alla complessità danno anche poi un'indicazione rispetto alla fragilità della persona, oltre a condizioni tra l'altro di fragilità sociale. Quindi è evidente che se questo è il quadro, questa è la situazione, diventa pressoché impossibile per il medico di medicina generale, medico di famiglia, occuparsi in maniera individuale e solitaria di pazienti così complessi e complicati in un contesto, in un tessuto sociale e del paese che si è anche profondamente modificato in questi anni. E allora comporre queste mini equip territoriali è di giovamento per dare delle risposte più appropriate, più complete ai cittadini, in una logica di multiprofessionalità e di adattamento di competenze e di conoscenze tra i professionisti. Cambiamo discorso, Presidente. Sono notizie di questi giorni quelle sulle continue aggressioni al personale sanitario, infermieri inclusi ovviamente, e secondo lei come la FNOPI può aiutare ad arginare questo fenomeno, o meglio questo problema? Indubbiamente la posizione della Federazione degli Infermieri è sempre stata quella di lavorare soprattutto a monte dei fenomeni. Nel senso, prevedere la procedibilità d'ufficio per reato perpetrato sul professionista sanitario, così come riconoscere la carica di pubblico ufficiale, sono provvedimenti che ovviamente noi auspichiamo e condividiamo, ma sono provvedimenti che si inseriscono a valle, cioè quando è già successo l'elemento scatenante, la situazione. A noi interessa come federazione, come professionisti, anche poter lavorare, come si suol dire, a monte, quindi lavorare anche in maniera importante sui modelli organizzativi, perché spesso sono quelli che poi generano il malcontento, l'ansia, l'attesa, lo stress, non solo negli utenti tra l'altro, ma anche nei professionisti sanitari che in quei modelli organizzativi ci vivono e ci lavorano, ma anche lavorare in maniera importante sulla formazione dei professionisti. Ho detto recentemente che gli ordinamenti didattici della laurea non prevedono in maniera esplicita corsi su questo tipo di argomento, o se li prevedono in maniera molto frontale,
quello di cui c'è bisogno con i professionisti, ma lo dico sulla scorta di un'esperienza positiva che abbiamo fatto quest'anno, quello di cui c'è bisogno è far nascere e formare quelle competenze, quelle capacità relazionali e comportamentali che da un lato fanno capire al professionista la situazione che si ha di fronte e se ci sono dei segnali premonitori di un qualcosa che può in qualche modo degenerare. Dall'altro anche capire quali modalità comportamentali e relazionali, dalla comunicazione non verbale a quella verbale, adottare. Bene, Presidente, io la ringrazio per essere stata con noi, ma prima le voglio chiedere una cosa. Se se la sente di dare un consiglio a tutti i giovani che vogliono intraprendere questa professione, e qual è il segreto per essere un buon infermiere? Allora, il consiglio lo do sicuramente ai molti giovani. Okay. Intraprendere la laurea in infermieristica significa entrare in un mondo professionale che è bello, perché non potrei dire diversamente, perché è una scelta che io ho fatto e che ovviamente confermo ogni giorno. È un mondo che è molto interessante, ci porta a entrare in relazione con chi abbiamo di fronte in maniera importante, in maniera privilegiata. Il nostro codice deontologico che abbiamo promulgato ad aprile di quest'anno parla proprio nei principi fondamentali, parla proprio dell'importanza della relazione. Addirittura abbiamo anche sancito in uno dei primi articoli che il tempo di cura, il tempo di relazione è tempo di cura. Quindi la relazione con la persona assistita è un elemento che gli infermieri privilegiano quotidianamente. E quindi diventiamo delle persone di riferimento importanti per i nostri cittadini, per i loro bisogni di salute e di assistenza. E forse la caratteristica non tanto della nostra professione dal punto di vista pratico, ma proprio la caratteristica deontologica dell'essere un buon infermiere è proprio la capacità di ascolto, di comunicazione, di relazione, di lavoro in equip, affiancata e sostenuta ovviamente da conoscenze scientifiche fortemente strutturate. Grazie mille per essere stata con noi. Presidente Barbara Mangiacavalli, grazie. Grazie.